Ragazzi, rieccoci qui con la puntata dell'inizio settimana. Allora, siamo settimi, 21 punti. Stiamo andando abbastanza bene. Oggi ci andiamo a fare Sampdoria, Milan e poi ci andiamo a simulare anche l'ultima. Tanto comunque siamo passati, quindi prima seconda non è che mi interessa tanto. Però abbiamo il Milan, ragazzi, che è quinta, e il Sassuolo. Allora, andiamoci a fare la prima partita con, mamma mia, con la squadra decimata. Perché sono così decimati? Allora, Maldini lo facciamo riposare. Perché abbiamo tutti stanchi così? Mettiamo, non me l'aspettavo. Mettiamo Sigurd, tanto lo può fare. Poi a destra mettiamo, mamma mia come siamo messi male. Mettiamo Fiorillo, tanto lo può fare l'esterno. Mettiamo Mazzorchi, mettiamo Pirola. Mamma, mettiamo tutti stanchi. Brescianini, mettiamo. Dobbiamo cambiare tutti. Mettiamo Ceccaroni. Qua mettiamo come esterno Bjarnason. No. Bjarnason ci tocca mettere. Giochiamo così. Mamma mia. Squadra decimata. Abbiamo la squadra decimata. Penso che comunque le magliette più o meno si distinguono. Andiamo alla partita, ragazzi. Speriamo in bene. La squadra nostra, perché comunque abbiamo tutti stanchi. Stiamo giocando con le riserve delle riserve. E oggi è tosta, ragazzi. Contro il Sassuolo è tosto. Sassuolo è una bella squadra, pericolosissima, e inizia Sassuolo, Venezia Sassuolo. De Frel ancora velocissimo, ancora De Frel, ne smarca una, attenzione Plizzarri, mamma mia. Plizzarri, ragazzi, fa miracoli su miracoli, sta crescendo moltissimo Plizzarri. Penso di metterlo come capitano perché se lo merita, ragazzi. Se lo merita. Plizzari come capitano. Fiorillo, Fiorillo ancora. La larga Benino. Benino, ma troppo corta. Consigli adesso, prova a ripartire. La butta lunga. Ma no, Brescianini, ma dove vai? La gira bene. Georgesen in mezzo. Etmans. No, si mette in mezzo. Il difensore Emiliano e primo angolo per il Sassuolo dopo 33 minuti. Ancora di testa, ma non c'è nessuno. La che nostra. Troppo lento sul numero 17. Ceccaroni, palla indietro per Plizzari. Ancora Plizzari, Ceccaroni. Ancora il Venezia che adesso prova a fare qualcosa. Ma giustamente sono tutti, no, stanchi. Attenzione a Diaponga, la cambia bene De Frel. Giro palla, esce, gol. Gol del Sassuolo. Siamo usciti malissimo, ragazzi. Siamo usciti malissimo. Siamo usciti malissimo. Male, 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 male siamo usciti. Brutta, brutta, brutta uscita. Con De Frel che era in fuorigioco di 3 metri e mezzo. Però vabbè. 1-0 Sassuolo, immeritato secondo me. Perché comunque stiamo giocando bene. Quindi non ce lo meritavamo, sto 1-0 da parte loro. Ciccaroni, ancora, la gira. Ancora Mazzocchi, la cambia bene, Pobega. La gira. Georgesen, bella, la larga bene, Calafiori. Calafiori, Calafiori. Buttala in mezzo, Calafiori. In mezzo arriva, rimorchio Mazzocchi, ancora per Pobega. Pobega la copre bene. Ancora Brescianini, la cambia, niente, Magnarelli si mette in mezzo e recupera, vabbè, finisce il primo tempo. 1-0 Sassuolo, ci hanno fregato, proprio all'ultimo ci hanno fregato, purtroppo. Kerber a posto di Pobega e lui a posto di... Lui, no, ho sbagliato, ok. Alziamo Calafiori, tanto Calafiori lo può fare comunque all'esterno, quindi easy. Lui a sinistra, basta, non abbiamo più nessuno. Sto punto facciamo riposare lui, facciamo entrare forte. E basta, raga. Speriamo in bene così. Tutti stanchi, purtroppo
Questo vuol dire avere tre competizioni, avere la squadra corta e avere tre competizioni. Questa attenzione recupera benissimo. Ancora Briscianini. Briscianini la cambia bene. Calafiori aspetta il compagno. Ancora lui che è fresco. Butta nel mezzo. Questa l'ha presa. L'ha deviata. Come no? Ma non ci credo che non l'ha deviata. Così brutta ha tirato. Ancora il Sassuolo, Mulborg, ancora, passaggio indietro, consigli, Stark, ancora, no, eravamo riusciti a prenderla, no, Adiaponga, attenzione, mamma mia Mazzorchi, che salvataggio Mazzorchi, ancora. Ancora il Sassuolo, Sassuolo ancora. Attenzione. Ancora il Sassuolo, buttala, chiudi però. Dai, noi anche un pareggio va bene. Come siamo messi? Vai, vai, vai. Emans. 1-1 al 71esimo. Mamma mia, l'ex Udinese la pareggia. La pareggia all'ex Udinese che imita l'esultanza che aveva fatto durante il primo gol, durante l'1-0, l'avversario. Bella partenza, meno male, raga, meno male. Almeno 1-1. Meno l'1-1 è buona perché dopo abbiamo il Milan, quindi questo 1-1 è buono. Spero che ci diano un bel po' di soldini, visto che ci siamo qualificati. Un po' di spazio il Venezia, ma sono tutti lì. No, ancora. Bello il tacco, ma sbaglia tutto. Palla del Sassuolo adesso. Passaggio indietro per consigli. Il Sassuolo vuole partire tranquillo. Fiorillo la prende, ma a posto di passarla, tira inutilmente, involontariamente di più. E siamo ancora 1-1. 1-1 è buona. Contando come si era messa la partita, 1-1 sarebbe oro. Attenzione. Ancora Mazzorchi, ancora per Cala, Calafiori aspetta tutti, la gira bene per Pobega, tira Briscianini, ancora il Sassuolo adesso, ultima azione, due di recupero, attenzione a Di Francesco, ancora no, l'aveva presa Pobega, attenzione all'ultimo assalto del Sassuolo adesso, ancora loro, Arsaric, corri però. No, no, no. Mamma mia, Plizzari, cosa salva? Cosa salva? Sì, ma questo è finita la partita, arbitro. È finita la partita, arbitro. Via, via. Pigliela. Bravo, Plizzari. E finisce 1-1. Buono. Buono questo 1-1, ragazzi. Contando la piena emergenza, questo 1-1, ragazzi, è ottimo. Secondo me è ottimo. Contando anche il possesso palla nostro, questo 1-1 è tanta roba. Questo 1-1 è tanta roba. Ci è andata pure bene. Mo' ci abbiamo il Milan. Voglio vedere contro il Milan con chi giochiamo. Allora, pensavo di tenere un punto. Sì. Cioè, sì. Come eravamo messi, sì. È stato un match difficile. Hanno giocato bene entrambi. Il Sassuolo ha giocato bene anche noi. Aladin è stato fra i migliori. Un ottimo giocatore. Ok. Va bene. Adesso abbiamo la partita contro il Milan. Siamo ottavi a 22 punti, ma siamo tutti lì. Comunque siamo a un punto dall'Europa che conta. Ah, ci sono arrivati un paio di email. Resoconto mensile. Vediamo la primavera. Lui è un 43, ma è troppo basso. Però sta salendo bene. Lui è un 52. Lui è un 58. Lui è buono. Un 58 per fare il difensore centrale. Vediamo se lo faccio diventare difensore centrale. Visto che siamo messi malissimo dietro 92 settimane, ma c'è scritto che può fare il difensore. Boh, vabbè. Scritto che può fare il difensore centrale, non so perché. Può fare anche l'esterno, ma non è veloce, 62. L'esterno, il COC può fare. Anche l'attaccante addirittura può fare. E come attaccante se migliori in qualcosa. Lui è un 63, lui non è male, io lui lo promuoverei, sia lui che
Che lui è un 69 così basso. È un 69 però 61 18 anni, però secondo me può fare l'esterno. Sì, infatti può fare l'esterno perché è velocissimo. Magari può migliorare. Allora, per ora ne abbiamo preso uno. Poi aggiornamento. Buono. No, non abbiamo soldi, non posso. Ottimo, ma non posso. Lui no. Lui no. Lui no. No, no, lui e lui sono buoni, però non abbiamo soldi, devo continuare a seguire. E ci è arrivata un'email: scusi mister, vorrei l'ultima partita, non ti voglio in forma. E come facevo a farti giocare che eri stanchissimo? Allora andiamo un attimo su quello nuovo che abbiamo preso, cioè quello nuovo, quello della primavera che abbiamo preso, Baldetti, rimuovere, a tornare. Quello nuovo chi era? Allora abbiamo Marino. Marino era? No. No. Chi era quello nuovo? Uno nuovo c'era. Kerber? No. No, non penso. Oh sì. No, non era Kerber. Era Ace. Se lui è buonino, secondo me lui è buono. Allora, vediamo. Lui è veloce. Dribbling ce l'ha. Esterno di centrocampo, sinistro, terzino no, CDC, CC, esterno, può fare anche la D, mi sa. Sì, facciamolo, alziamolo un po' da D. Lui, io su di lui me lo porterei, però lo mando in prestito, sì, perché c'ha 16 anni, per il resto dobbiamo tenerci questa formazione qua. Siamo messi malissimo, siamo messi male perché ne siamo messi male, non abbiamo soldi, non abbiamo la panchina. Allora, un sogno che si avvera, ho fiducia in te. Non mi deludere. Ho fiducia in te e gli altri due resoconti. Allora, c'è lui 130, no. Mentre l'altro osservatore. Beh, lui è buono, però raga, il fatto è che non ho soldi. Non ho soldi, cavolo. In teoria dovrebbe essere dopo 3 mesi, se ne vanno. Quindi in teoria a gennaio ci dovrebbero arrivare i soldi e con i soldi che ci arrivano a gennaio ci prendiamo questi tre panchinari qua, queste tre riserve qua panchinare. Allora, andiamoci a fare la partita contro il Milan in piena emergenza. Milan-Venezia, ragazzi, in piena emergenza. E gestione squadra. No, vabbè, ma si sono riposati tutti più o meno, sì. Ok, io mi voglio portare anche Ace, perché secondo me non è male. Ace a posto di Kerber, che tanto non lo usiamo. La formazione va bene questa. Speriamo in bene, ragazzi. Proviamo di non prendere una brutta batosta. Milan. Pobega, Lex, big match ragazzi di questa giornata tosta. Venezia in piena emergenza e ci servono punti. È tosta, però magari riusciamo a non prendere tanti gol. Magari ci scappa pure il colpaccio. Per ora non mi sembra che con le big abbiamo perso con tutte. Mi sembra che abbiamo perso con tutte con le big. Adesso non mi ricordo. No, mi sembra che con l'Atalanta abbiamo pareggiato. Però è tosta, ragazzi. Col Milan è tostissima. Tosta, tosta, tosta. Perché il Milan è una bella squadra. Kranic l'allarga bene. Ancora per Ibra. Ibra, attenzione. Ancora per Rebic. Rebic cerca il compagno. Si gira. La gira bene per Ibra. Ibra 1-2. Fiorillo capisce tutto. Ma ruba palla. Ancora Fiorillo che lotta. Si alza pure Kessié. La gira bene per Tonali. Tonali, finta, ancora Ibra, cerca che sì, l'allarga bene per Rebic, subito i rossoneri col possesso altissimo, sbaglia tutto Touré, recupera Pobega, prova a far respirare un po' il Venezia adesso, ancora Sigurdsson, velocissimo, ancora Sigurdsson, buttala in mezzo, Sigurdsson la butta in mezzo, chiude benissimo Gabbia, non l'ha messa bene.
Ancora il Milan un po' gabbia ancora per Magnan, la brutta 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 ancora per Gabbia, Calabria, Gabbia, ancora Calabria. Il Milan che aspetta, di cerca e aspetta, sale Marquez, si mangia Calafiori e spinge, ancora sale Marquez che spinge sulla destra, velocissimo sale Marquez, ancora si avvicina alla linea, la prova a buttare in mezzo, attenzione a che sì, raso terra, il capitano dei rossoneri sfiora l'1-0, bellissimo raso terra, vicinissimo al palo, non ci arrivava Prizzari. Al 20° minuto il Milan che sfiora l'1-0 e il Venezia deve stare attento. No, Rovella, bruttissima. Quella per Ibra, sale Marquez, Ibra, l'allaga, chiude bene Pobega. Il Venezia che adesso prova a ripartire. Ancora vai Eymans, vai che tu Eymans, Eymans contro due, Tomori, scivolata per bloccare, si becca il rosso. Giustamente era fallo da ultimo uomo, si becca il rosso, Milan in 10, dopo 23 minuti il fallo c'è, è andato in scivolata, è andato addosso al portiere e questa sarebbe una buona opportunità perché comunque col Milan in 10 è buona. Io provo il tiro ragazzi, qua la voglio mettere, vediamo. Dai, dai che ci prova, troppo centrale, Maignan senza problemi. E il Milan però con l'uomo in meno va a 25 minuti, ancora un tempo e mezzo per i rossoneri che con uno in meno è un po' pesante perché comunque un difensore in meno. Penso che Pioli leva, in teoria dovrebbe levare un difensore, cioè un attaccante per un difensore, perché ora il Milan è senza un difensore. Mamma mia, Calafiori chiude bene, contropiede Maldini, 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 no! Cosa sei mangiato Maldini? Mamma mia! Ci poteva stare il gol dell'ex, ragazzi. Il gol dell'ex ci poteva stare, no! Mamma mia, il gol dell'ex. Il Milan che per ora gioca con la difesa a 3, in teoria sì, Calabria, Gabbia e Calabria e Gabbia. Chi è il terzo? Cioè, come sta, non ho capito come sta giocando il Milan. Non ho capito il Milan come sta giocando. Infatti adesso stanno soffrendo molto. Adesso stanno soffrendo. Sta soffrendo il Milan. Sta soffrendo un botto adesso. Ah, hanno abbassato. Boh. Hanno Touré a destra. Gabbia centrale. Attenzione, mamma mia, Calafiori. In teoria penso che levano un attaccante, perché il Milan adesso sta soffrendo. Adesso il Milan soffre. Bella, vai, Georgesen. No, mamma mia, cosa ci stiamo mangiando, ragazzi? E finisce così il primo tempo con gli ultimi 20 minuti solo Venezia. Maldini e Eymans si stanno mangiando tanti di quei gol, ragazzi. Tanti di quei gol. Vediamo cosa farà l'allenatore del Milan. Allora, io ragazzi tolgo Fiorillo perché è stanchissimo, facciamolo riposare giustamente perché ha giocato anche prima, metto lui che è forte, però lo mettiamo a sinistra e a destra ci mettiamo Calafiori. Per il resto voglio buttare lui, voglio vedere come gioca lui. Allora, Sigurdsson, facciamo così, togliamo Maldini, mettiamo lui qua a destra. E Sigurdsson tanto può fare l'AT, lo mettiamo come AT, boh. Ok ragazzi, secondo tempo iniziato, vediamo il Milan, cos'è successo in questo Milan. Penso che non abbiano fatto sostituzioni in teoria, no, non hanno fatto sostituzioni. Touré, no, giocano sempre con la difesa. Erroraccio, Eymans di cattura. Cattiveria, Eymans la butta in mezzo, 1-0, Jorsen, subito alla ripresa, Venezia in vantaggio a San Siro contro il Milan, si vedeva comunque il Milan stava faticando molto, dopo l'espulsione di Tomori stava soffrendo molto il Milan, la difesa soffriva, errore brutto brutto brutto, erroraccio di Rebic che regala la palla
all'attaccante del Venezia che la butta in mezzo, Jorsen bello tranquillo lì dove doveva esserci Tomori. E 1-0, 1-0 clamoroso, 1-0 a San Siro. Il Milan, non ho capito, non hanno cambiato nessuno, hanno messo Kessi basso, diciamo, sì. Stanno giocando tipo con Kessi basso, Rovella, ancora, il Venezia adesso preso bene, ancora Rovella la cambia, vai Neyman, tira, no. Touré, ancora Touré, giocano con la difesa 3. Altro erroraccio, no. Ma che ca... Ma questo era gol. Ok. 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 Ok, palla sua. Ok. Ok. La passa indietro. Autogol. È autogol. Ma? Mistero. Ma che cazzo? Il mistero di San Siro, ragazzi, questo. Non so cosa sia successo. Rebic, 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 Rebic. Attenzione, Rebic. Mamma mia. Non ho capito cosa è successo, ragazzi. Non ho... Tira Pobega. Mamma mia, no. Ancora fa fatica il Milan con uno in meno. Fa fatica il Milan con uno in meno. No. No, ma che sfortuna che abbiamo. No, e il gol annullato, la traversa, no, ma di tutto sta succedendo di tutto a San Siro, di tutto sta succedendo. Allora, rimetto forte e facciamo riposare Sbobba, no, a posto, ok, così. Di tutto sta succedendo, ragazzi, di tutto, veramente, di tutto sta succedendo. Mamma mia, sta succedendo l'impossibile a San Siro, l'impossibile, il gol non gol, cioè l'autogol non gol, la traversa, di tutto. Freuer ancora il Venezia, adesso che spinge, la vuole chiudere, Georgesen, ancora il Milan, sale Marquez indietro. Ancora per Gabbia, ancora il Milan che fa faticaccia, mamma mia, ancora, anche nostra, ancora, Eymans, ancora, si gira, Georgesen, no, che sì, attenzione a Benasser, il Milan adesso è, ancora Ibra, la cambia bene. Ancora per Touré, grandissimi, mamma mia ragazzi, che squadra, vai, forte, allarga bene, Ace, 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 no, bella anche questa azione di Ace a rientrare, avevo fatto destro, sinistro, avevo tirato, bella anche questa azione del nuovo entrato, bella anche questa azione del nuovo entrato, il Milan soffre ragazzi. E adesso hanno tolto un centrocampista, hanno messo un difensore in più perché hanno capito che comunque il Milan sta soffrendo un casino. Hanno messo Kjær a posto di Tonali, sale Marquez contro tutti. Sì, vabbè, questo è gol. Uno, mamma mia. Rebic sbaglia tutto. Hanno tolto un centrocampista, si sono messi in quattro, hanno messo Kjær per forza, dovevano farlo questo perché si vedeva che il Milan era stava facendo una fatica. Neymans non così però. E adesso non sono più a 3 dietro, sono a 4. Ancora Magnan, la spazza lunga, 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 lunga. Sbobba, ancora. Ancora. Eymans la cambia bene. Ace, Ace, ancora. Ancora Ace, si porta in giro, gli altri la butta in mezzo. 87esimo. Il Milan ci prova, noi resistiamo. Ancora Benasser, che sì, la cambia bene per Touré. Ancora Touré, si gira. Rebic. Mamma mia, Pobega di prepotenza. Qualcuno che mi dà una mano. Ancora Ace, ma perché non mi dà una mano nessuno? Attenzione a loro e finisce, ragazzi. Si vince a San Siro. Colpaccio del Venezia a San Siro, ragazzi.
Porcaccia la miseria, vabbè, poi c'è andata di fortuna perché comunque il Milan c'era. Dopo l'espulsione di Tomori, il Milan è crollato. Il Milan è crollato. Allora, oggi ho fatto debuttare Ace. Ace mi è piaciuto, ho fiducia nei nostri giovani. Ha giocato bene Ace, bravissimo Ace. Si è infortunato 5 giorni, mamma mia, meno male. Siete riusciti a vincere un match? Veramente, ora abbiamo pensato, avremmo dovuto chiudere la partita. Raga, è vero, l'avremmo dovuto chiudere, abbiamo sofferto fino alla fine. Però, raga, mamma mia, che partita! Allora, ci andiamo a fare anche questa, l'andiamo a simulare di più. Tanto comunque siamo passati, quindi che mi interessa a me? Sì, tanto anche se vinciamo non succede nulla, perdiamo, vinciamo non succede nulla perché il terzo andrebbero a 9 punti, noi siamo a 10. Quindi easy. Ok, andiamoci a simulare la partita, tanto non mi interessa il risultato. Simulazione veloce, risolvi il problema. Sostituisce automaticamente, ok. Quanto abbiamo fatto? 1-1, buona, non abbiamo né vinto né perso. 1-1, siamo passati come secondi. Ci sono arrivati i cash. Ci sta, ragazzi. Perfetto, ragazzi, ci salutiamo qui. Ci vediamo giovedì, dove ci andiamo a fare la Salernitana e Salernitana e Fiorentina. E niente, ragazzi, detto questo, un saluto al vostro FefeGamer87. Bella.